delicato. Ma parliamo d'altro. Parliamo. Ma che cosa ho detto? Sono la vostra Violangela. Che ha detto quella? E oggi vi voglio fare un video tutto dedicato alla bellezza, tutto dedicato a noi donne, ma soprattutto un video interessante e sincero in cui vi mostro quello che faccio prima di andare a dormire, come mi strucco, perché come noi sappiamo, ragazze, struccarsi è importante e andare a dormire truccate è come andare a dormire mettendosi il petrolio in faccia. Oh signor! E invece strucchiamoci, mettiamoci la nostra bella crema idratante. Ah sì, lo so, la maggior parte delle creme in commercio sono composte da petrolati, ma parliamo d'altro. Andremo a vedere come scelgo il mio pigiama, come mi lavo i denti e come... Che stronzo! Cosa ha detto? Forse questa sarebbe la bed routine di una principessa Disney, ma non certo la mia. Perché non mi sorprende? In questo video invece vi mostrerò tutto quello che non dovreste fare prima di andare a dormire, ovvero tutto quello che faccio io. Regola numero 1: struccatevi sempre. Struccarsi è importante, vi aiuta a togliere i residui di trucco, le impurità, previene l'invecchiamento della pelle, previene il cambio di federa. Perciò, anche se nel 100% dei casi non ne ho voglia, ok dai, facciamolo lo stesso. Però vi dico un segreto, non lo faccio proprio sempre, sempre, sempre. Oh, quando lo faccio con questo, ma volendo anche con questo. So che molte di voi stanno inorridendo. Però la verità è che l'unica cosa che voglio la sera è sbrigarmi a struccarmi e andarmene a nanna. Perciò non ci perdo molto tempo, niente acqua micidiale, latte deterrente, semplice e grezzo sapone qualsiasi, quello che c'è sta sul lavandino. Oh mio Dio. Sì, lo so, una mattina mi sveglierò e assomiglierò a questa. La nonna brutta di Dracula. Ma andiamo ragazze, pensate davvero che le beauty guru con tutti quei prodottini che costano un occhietto della testa sfuggiranno a questa sorte? Che troia. Poi io onestamente non mi fido tanto delle creme che siano davvero naturali e non costino l'altro occhietto della testa. Perciò pure lì più o meno metto quello che ci capita. Questa mi restringerà i pori. La crema per i piedi. Regola numero 2: indossate qualcosa di caldo e confortevole per la notte. Se immaginate il cassetto di Violetta, un cassettino pieno di pigiamini colorati, beh, state a sbagliare. I miei pigiami sono più una massa informe dalle fantasie imbarazzanti, accartocciata in una sorta di armadio. Rabbrividiamo. Quello che faccio è esattamente ciò che faccio la mattina prima di uscire. Mi infilo nell'armadio e ciò che mi è rimasto attaccato addosso sarà il mio abbigliamento per il giorno o per la notte. Regola numero 3. Se avete i capelli lunghi, finalmente potete levarveli dalla faccia. Dopo una giornata estenuante di liscio, mosso o riccio, portato sciolto, perché sciolto è femminile e vi farà sembrare molto più sexy. E quindi diciamolo, con il vostro lungo capello fluente, le vostre chance di ingabbiare un giovane puledro, o meglio uno stallone. Che vuoi dire? Vabbè, legamo se sti capelli. Contente? Regola numero 4. Se avete un divano come il mio, avete tutto. So che molti di voi sono particolarmente affezionati al mio divano rosso. Ebbene, questo divano ha un segreto. E oggi ho deciso di svelarvi questo inaspettato segreto. Sì, il mio divano è un Transformer. Forte, eh? Sì, beh, forse più che un materasso ha una sottiletta. E la rete non è propriamente in doghe in legno di faggio, ma è più tipo una retina metallica che cigola come in un film dell'orrore. Credo che dovrei provare ad aprire una petizione su crowdfunding, così per farmi comprare un letto vero. Però aprire e chiudere ogni giorno un letto così pesante ha i suoi vantaggi. Vi farà diventare fortissime, delle bodybuilder. Non ci credete? Guardate qua. Sai che mi sa che i tuoi genitori non hanno capito che sei deficiente. Sì, lo so. Regola numero 5. Guardare della TV spazzatura prima di addormentarvi non solo vi concilierà il sonno, ma anche l'intestino se ne avete bisogno. E vi darà fiducia in voi stessi, facendovi sentire in confronto molto più intelligenti di quanto crediate.
Renzi è andato a fare mandrache anche in Europa, promettendo tutta una serie di miracoli. M. Night Shyamalan nel suo celebre documentario Science ci mostra come gli UFI stiano invadendo il nostro pianeta, ma anche che il loro punto debole è una piccola formula denominata H2O. Sì, l'acqua. Ora pensateci, miei piccoli cosmonauti. Nei bagni di tutto il mondo sono scomparsi i bidet. Coincidenze? Io non credo. L'acqua che viene spruzzata nella fessura delle chiappe è un risaputo nemico degli alieni. Gli UFI, minacciati, hanno agito trasformando il nostro pianeta in un pianeta di zozzoni. Ma l'Italia è ancora aggrappata strenuamente al bidet. Gli UFI riusciranno a invadere anche il bel paese? Un abbraccio, Adam. Attenzione, questo programma contiene un linguaggio volgare e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. Gas è veramente uno stronzo. Viene a letto con me e poi va a letto con tutto quello che gli si muove intorno. Lui e quel ritardato di Scott si fanno chiamare lo squadrone della monta. E allora sai che c'è? Basta con la pannocchia di Gary. Ora io e le ragazze andremo in giro a comprare tutti i booster che ci sono al supermercato e ci chiameremo le crociate antisfigate. Anzi no, le acchiappacazzi. Berremo fino al vomito e ci faremo cavalcare da qualcuno. Qualcuno di cui non ricorderemo nemmeno la faccia, perché è così che dimostriamo di essere emancipate e che abbiamo il rispetto di noi stesse. Fuck you. Mi sono pisciata addosso. Tommaso, vuoi vedere le esterne con Genziana, Flaviana e Germania? Diamo un gelato. Facciamo entrare Elga. Facciamo entrare Merda. Diamo un gelato alla signora. Facciamola entrare. Che c'è, Gianni? Diamo un gelato. Mettiamo due sedie, 3 dalla parte degli uomini, 8 dalla parte delle donne. Diamo un gelato alla signora. Colomba, c'è un signore che è venuto a conoscerti. Mettiamo due sedie, 7 dalla parte degli uomini, 15 dalla parte delle donne. No, Maria, guarda, questo non lo accetto. Che c'è, Tina? Maria, ti saluto e me ne vado. Grazie, Tina. Diamo un gelato. Video idiota. E voi che fate prima di andare a letto? Che non si dovrebbe fare? Ciao. Who's bad?